Serata noiosa, nulla da vedere in TV. In questi casi, ricordate che lui vi ha lasciato un segnale. Salve a tutti cari amici, bentornati sul mio canale, benvenuti se ovviamente è la vostra prima volta, sono sempre Suntrusiver e oggi siamo nel nostro terzo episodio della Hero Run, appunto, che abbiamo cominciato dall'eroe come classe di Elden Ring. Ecco qua ragazzi, vi ricordo il nostro personaggio Donotar, appunto, che è stato creato dall'eroe, appunto. Ecco qui, oggi giocheremo con la Claymore e lo spadone del vassallo, proveremo la Dual Wield. Se voi giocate sempre con il tasto R1, come vedete, attaccate con la prima arma. Il vantaggio di avere una build così, dove potete usare due spade, è che con il tasto R2 attaccate con entrambe le armi. Non ho mai giocato una build del genere, mi affascina, quindi per questo episodio giocheremo con due spade. Vediamo come va. Nel caso ripasserò lo scudo, nel caso vedo sia troppo ostica la faccenda. Detto questo, passiamo di qua. Siamo sempre, ragazzi, vi ricordo, nel castello di Morn, nella penisola del pianto. Stiamo facendo la missione di Irina e Edgar. Ecco qua. Perfetto, li sciocchiamo con un backstep. E qua vedete queste memme qui, se parliamo con questo spirito, sono di nobile stirpe. Mezzo sangue mi dirò, sarei corrotto in eterno. Sono dovuto spostarmi perché arrivava in mostro, ma praticamente è rimasto intrappolato lì quello spirito. Qui vedete altre di quelle creature lì, appunto, memmose. Qua non si capisce bene dov'è il davanti e dietro dei mostri. Non fate battutacce a riguardo. Passiamo oltre. Quel nemico è veramente forte, ragazzi, ma noi ci proviamo. Ok, l'attacco con due armi è veramente forte, eh? Non l'avevo mai provato. E ora una cosa che dobbiamo fare, salite qua in alto. Così. E qua troverete un talismano. Il talismano della lama gemella. Se compite tutto l'attacco, tutta la combo dell'arma, l'ultimo colpo col talismano della lama gemella vi fa fare più danno. Praticamente potenzia la combo, in poche parole. A questo punto mirate questo tetto e scendete. Poi scendiamo piano di qua. Ok. Gli scarabei della maggiore cresi sconfiggi per riempire le ampolle corrispondenti, tuttavia non puoi superare il limite delle ampolle consentito. Quindi, quelli vi servono per ripoppare, quando le vedete, le ampolle che avete già usato di lacrime cremesi, non cerule. Scendiamo qua. Scendiamo piano, ragazzi, piano qui. Ok. Qua dietro troverete un item. Poi, dobbiamo scendere qua. Così. Perfetto. Miriamo il nemico che è lì sotto, scendiamo. Attenzione che mireranno a bloccarvi i nemici qua. Si patina. Bello l'attacco in rotolamento. Ok. Andati. Allora, qua troverete la frusta come arma.
quello che riesco a farvi vedere ve lo faccio ovviamente vedere. E guardate là, quella è la zona del boss, vedete? Ciò che ci aiuterà in questa zona sarà sbloccare la grazia qui. Perfetto. Riposiamo. E portiamoci in avanti. Qui ce n'è un altro di nemico che vi attaccherà per le spalle. Rotolata troppo lenta, stavo rotolando attraverso la sua ascia. Ok. Devo dire che mi piace abbastanza questa tecnica con le due armi, quindi dai, per questo episodio possiamo anche tenerla. Le meduse non sono pericolose, però fate il giro qua dietro, perché normalmente non lo fareste, per recuperare una pietra di forgiatura qua. Ecco qua, forgiatura funerea 1. Ora, qua state attenti perché finire oltre questo baratro vuol dire morire. Muovetevi di qui. Ecco, spuntato il granchione. Qua otterrete delle frecce incendiarie. State attenti perché il granchio è veramente infame. Ovviamente non ci sta inseguendo. Sì, ci sta inseguendo, ragazzi. Quindi una cosa ottima da fare è salire. Altro perché oramai ha il nostro aggro addosso. Se ne sta andando. Ok, in realtà potete anche lasciarvi cadere da qui, non morirete, come vedete. Ci sta ripuntando, ragazzi, scusate, ma ecco, ha colpito una delle meduse, quindi l'ha resa ostile. Che botta, ragazzi. Ora, in questo momento l'unica cosa da fare è una sola, guardate, perché ha reso ostili tutte le meduse, che ovviamente attaccano noi e non lui. Quindi dobbiamo per forza resettare l'area. C'è poco da fare, prendere quella singola freccia infuocata ci ha fatto perdere un bel po' di tempo. Riappariranno i due mostri là, ma noi possiamo scendere bellamente qui, non moriremo tanto. Ecco, e il granchio non ci dà più fastidio in questo modo. Portiamoci qua, e se avete svolto bene la quest di Edgar e Irina, dovreste vedere qui il simbolo di evocazione del castellano Edgar. Prepariamo i nostri lupi e speriamo che vada bene il tutto. Ok, castellano Edgar è con noi, attraversiamo la foschia, evochiamo i lupi. Dicevo, evochiamo i lupi. Ed ecco il nostro nemico, la progenie leonina, il boss della zona. Ovviamente se la prende con noi. Aia, che botta. Abbiamo finalmente perso l'aggro del nemico. Ok. I lupi sono belli cattivelli.
E vai, lo finiamo con un repost. Otteniamo Spadone della Lama Innestata, ragazzi, che è una delle armi del gioco che servono per fare il trofeo di tutte le armi. Quindi venite qui a prenderla nel caso ne abbiate bisogno. Perfetto. Sblocchiamo la grazia, riposiamo la grazia e a questo punto dovete fare una cosa, ovvero tornare a inizio del montacarichi perché dobbiamo raggiungere nuovamente il padre di Irina, perché dobbiamo informare che abbiamo ottenuto lo spadone innestato. Lo spadone innestato, ragazzi, mentre arriva in montacarichi è un'arma che richiede 40 di forza e si rifà un po' al trono di spade, siccome sapete che questo gioco l'ha scritta la storia a George Martin, che è l'autore del trono di spade. Quindi è una delle armi indispensabili per fare il trofeo di tutte le armi. Quindi vi ho mostrato dov'è una delle armi del... Vi avevo già mostrato quando vi ho fatto il video della missione di Edgar e Irina. Ok, a questo punto sfrutteremo i nostri lupi per questa zona e ce la correremo qua attraverso. I nostri lupi dovrebbero tenere a bada qualsiasi tipo di nemico. Qua c'era un altro loot che non vi ho mostrato prima, che è un'altra pietra di forgiatura. Questo è un nemico molto forte, ingaggiatelo solo, a parte che si rialza quando gli passate vicino, ma ingaggiatelo solo se siete sicuri di batterlo. Mi sembra che lo potete anche sfruttare contro i vari nemici della zona. Aia, che botta! Allora. Perfetto. Più o meno. Sono riuscito a fargli backstep, mannaggia me. Allora, stiamo attenti a questi nemici. Spostiamoci di qua. Ecco, dobbiamo raggiungere il padre di Irina, che si trova laggiù, come ben sapete. Approfittiamone per passare in mezzo alla battaglia. Inutile aiutare i soldati perché poi attaccano anche noi, quindi. Ed ecco qua. Ok, allora non possiamo chiamare la mappa purtroppo perché siamo attualmente considerati in battaglia, quindi dobbiamo passare qua attraverso e raggiungere la grazia qui vicino. Purtroppo c'è questa meccanica del gioco che finché veniamo considerati in battaglia non ci possiamo muovere. Scendiamo qui e attiviamo la grazia, così usciamo automaticamente dalla battaglia. Abbiamo abbastanza rune per livellare, facciamo il 30° livello, vediamo, in forza verrebbe, così in forza sarebbe meglio. Allora sì, decisamente 20 di forza, ragazzi. Ok, perfetto. E così facendo ci spostiamo, faremo un teleport alla chiesa di Marica perché mi pare che abbiamo una dialogo con Merina, quindi andiamo a vedere. Potrei sbagliarmi, però non è qua.
quindi proviamo un teleporto alla chiesa del pellegrinaggio, vediamo se abbiamo qui dialogo con Merina, se no andiamo avanti. Ecco qui, parla con Merina. Spoken echoes linger here. Words of Queen Marika, who vanished long ago. If you wish, I will share them with you. Mi interessa. In Marika's own words, then, after thy death, I will give back what I once claimed. Return to the lands between, wage war, and brandish the Elden Ring. Grow strong in the face of death. Warriors of my lord, Lord Godfrey. Ok ragazzi, il dialogo finisce qui con Merina. Si è parlato di Lord Godfrey, come avete sentito. E a questo punto dobbiamo andare al ponte del sacrificio per concludere la quest di Irina e Edgar. Più o meno concluderla. Ecco qui. Tornando indietro, c'è Edgar e una spada di una belva semiumana. E Irina è stata uccisa. Lasciare una fanciulla da sola in un territorio ostile del genere, per lo più cieca, non è stata l'idea migliore da parte di un padre, ovvero da parte del nostro Edgar. Parliamo con lui. Irina, how could this be? My daughter deserved better. For life with me. I chose duty over my daughter's safety. And that is how fate has answered. I'll find them. The foul wretch is responsible for this. I'll hunt them down and exterminate every last one of them. Rest assured, Irina, it will be done. I'll find them. Ok, ripete sempre la stessa cosa, quindi abbiamo esaurito le nostre opzioni e sentite quello che ha detto Edgar. Ritroverò dal primo all'ultimo, gliela farà pagare coloro che hanno ucciso Irina. Questa cosa concluderà la quest quando arriveremo nella zona di Liurna Lacustre. Ma non è questo il momento. Il momento migliore è tornare al lago di Aghil Nord, perché anche qui abbiamo delle cose da fare. Anzi, torniamo qua, al lago di Aghil Sud. Tempo di conoscere altri NPC, ragazzi, vai! Ok. Eccoci a Sepolcri. Allora. Prima di avanzare decisamente nella nostra run. Ok, abbiamo preso un'altra cenere di guerra. E adesso passiamo di qua. Sperando che i granchi non ci inseguano fino qui. Perché c'è altro che devo mostrarvi. Allora, cominciamo la quest di Giura. Abbiamo appena finito quella di Irina, abbiamo in corso quella di Bokisato, cominciamo quella di... non Giura, Giura era in Bloodborne, di Yura, appunto. Parliamo con lui. You must be the new tarnished. You do well to stay clear of a great fledgling. Dragon. Roost there, and it's as fearsome as it is majestic. So, unless you're mad or wish to be burned alive, stay clear of the lake. Don't be a fool. Turn back before it's too late. Lui ci dice di non andare nel lago, cosa che noi faremo. Il lago di Aghil, praticamente. Dovremmo andare in questa zona, più o meno. Lo dice anche il posto rovine incenerite dal drago. Perché ci sono granchioni ovunque. Non è tanto un posto ospitale, eh.
questo luogo. Eccolo! Il drago Aghil. Ok ragazzi, continuiamo a colpirlo alle gambe. Ok, ci ha colpito in modo infame con la coda. Corriamo il nostro torrente che si è preso tutto il colpo. Corriamo il nostro torrente che si è preso tutto il colpo ancora per noi nuovamente. Ok, vieni qua Gil. Insistiamo. Corriamo torrente. Siamo attenti al suo soffio, come vedete. La speranza di rompergli nuovamente la postura. Questa volta ha colpito noi. Vediamo. Insistiamo, insistiamo, ragazzi. E Drago Aghil ci saluta. Perfetto. Allora, otteniamo un cuore di drago e ci viene veniamo avvertiti che un nuovo potere draconico è disponibile presso la cattedrale. Quindi, ci muoviamo. E torniamo da Giura. Vediamo cosa avrà da dirci ora il nostro cacciatore. Jura, scusate. Mi confondo sempre con NPC di Bloodborne. Cosa vorrà dirci il nostro cacciatore ora che... O il nostro Ronin, appunto, da vedere. Ora che abbiamo abbattuto questo nemico. Overcome by hunger for the heart, yearning for its strength, then seek the decrepit church on the little island off the western coast. Ecco, lui ci racconta appunto dell'isola della comunione draconica che vi ho fatto vedere nello scorso episodio come raggiungere con la quest di Bocchi Sarto. You must not forget though, those who partake in dragon communion will one day shed their humanity, their hunger for dragon, their yearning. Only worsens until the floodgates burst, unleashing eternal torment. The strength of a mighty dragon, magnificent but deadly. It's no surprise that dragon communion is ruinous. You must not forget that. Ecco, ci ripete sempre la stessa cosa, quindi abbiamo praticamente esaurito i dialoghi con lui. A questo punto quante rune disponiamo? Abbastanza per fare un livello, quindi ci porteremo qua e livelleremo a questa grazia, appunto. Quindi abbiamo visto due boss di un certo livello in questo nostro gameplay. Questo livello è così, la forza non ci fa salire di molto. La fede niente, direi l'arcano lo devo tirare su per un motivo, quindi questo livello verrà speso in arcano, capirete poi perché sto alzando anche arcano. Sappiate che per questa build è indispensabile alzare un minimo di arcano, poi lo vedrete come mai. Adesso dobbiamo andare qua noi a incontrare Jura nella sua seconda location. E per farlo dovremo testare il sistema di invasione del gioco.
quindi passiamo di qua. Qui come vedete ci fa chiamare ancora i nostri lupi, o comunque evocazione, che al momento abbiamo solo quella, ma poi ne prenderemo altre, state tranquilli. Passiamo di qui e avanziamo fino a quando non verremo disarcionati a forza da torrente. Ecco qua, sta succedendo ciò che pensavo. Noi dovremmo entrare in questa grotta, ma non subito. Invasione del dito sanguinario, Nereus. Eccola che arriva. Quello, ragazzi, è un invasore. Ecco qua, avete visto che sta arrivando Yura? A questo punto ci faremo aiutare da lui. Ecco qua Yura, che si è portato dietro anche qualche amico che non doveva portarsi dietro. Pur non morto, che non muore al primo colpo. Yura, dove sei? Che l'amico Fritz qua non ci dà mica tanta tregua. Ecco qui. Otteniamo la Reduvia, che era l'arma che usava questo tizio qua che ci ha invaso. Raggiunto l'obiettivo, il cacciatore Yura torna nel suo mondo. Allora, in questa grotta ci andiamo dopo, prima ci spostiamo di qua, seguitemi, ci spostiamo di qua e dobbiamo incontrare Yura nella seconda location del gioco, dove appare. Ecco. Ok, ci ripete la stessa cosa, quindi possiamo sostanzialmente allontanarci. E questo è ciò che dovete sapere per la prima parte della quest di Yura: lo scontro con Aghyl e sopravvivere alla battaglia con Nereus, che è anche più forte di Aghyl, secondo me, perché io in PvP faccio molta fatica, come per chi mi conosce da un po' di tempo. Ora entriamo in questa caverna, che è la caverna di Acqua Fosca, mi sembra. Sì, Acqua Fosca. Ecco qua. Quindi attiviamo la grazia. Riposiamo. Attiviamo il bacino di evocazione e arriviamo di qua. Qua ci sono dei campanelli a terra che, se li fate suonare come li ho fatti suonare io, tutti i nemici vi arriveranno contro insieme. Ah sì, non so, facciamo suonare tutto. Bravo Sion.
Non ho il rimedio contro il veleno, purtroppo, quindi mi toccherà curarmi a ripetizione. Facciamo suonare tutto, sì, chi se ne frega. E qua c'è il questo luogo, appunto, di tagliagole, vedete, che guardavano un tesoro, un forziere, che va dentro un fungo. Wow, che tesoro, ragazzi, veramente. Adesso passeremo di qua e raggiungeremo questo posto dove vi è una boss fight. Allora, non c'è nessun nemico, come vedete, ma qua possiamo interagire e prendere l'abito di tessuto. Patches, ragazzi, se giocate ai Souls sapete chi è Patches. Ok, non puoi aggredire un nemico inerme. Allora, ci dona praticamente la sua gesture e una runa. Perdone, dimentica. Just what I like about you. I'm Patches. Patches the untethered. Tarnished like you, only free-spirited. Nomadic, you might say. Only for now, those retired soldiers turned bandits. Now they're paying for my gruel. In exchange for my, well, showing them the ropes. But honestly, this looting racket is bloody terrifying. Frankly, I'm ready to wash my hands clean. Maybe set up a legitimate shop. So don't be a stranger. I'll be ready to wheel and deal come next time. Potrebbe anche aprire un'attività onesta lui, eh. Don't forget to pop back for another visit, friend. I'll be ready to wheel and deal come next time. Allora, vedete che ripete sempre la stessa cosa, quindi ufficialmente Patches non ha più niente da dirci. Torniamo all'ingresso e adesso vediamo se si attiva la seconda fase della quest di Patches, perché in questo video, ragazzi, il nostro terzo episodio, vi sto veramente introducendo tantissime quest. Quindi riposiamo. Ripassiamo di qua. Ok, passate contro il muro, che se un altro non suonano i campanelli. Allora, qui ci sono, ecco, sono andato troppo avanti. Ci hanno dato il veleno, gli infami. E qua Patches. Well, nice of you to drop in finally. It's all a bit ad hoc, but I'm sure you'll find something. And welcome to Patches Emporium, where you won't need a refund, because everything's top notch. Allora, riguardo ai banditi. Yeah, I had those bandits make a clean break. Now they're all suppliers. No good ones at that. I mean,
They don't understand a word I'm saying, but it hardly matters. We have a natural connection. They're all foot soldiers, survivors of a defeated army, worked to the bone by their high and mighty lord, only to be thrown out with the rubbish. It's the same old story everywhere I go. To hell with it all. Quel forziere? Wondering what's inside the treasure chest. Well, it's a... nothing too special. Just something I'm saving as thanks for a very valuable customer. But then again, it would fetch some spectacular coin. And besides, this valuable customer could be a long time coming. Huh? Everything is give and take. Give and take. Allora, potete comprare, come vedete. Lui vende anche una chiave della spada di pietra, vende uno scudo, vende questo che è il sigillo di Margit che vi servirà per confrontarvi con un boss più avanti, vende le zampe di gallina che vi permettono di fare più rune per un breve periodo di tempo. Questo è un oggetto molto interessante, il ricettario del missionario. Non che mi interessi comprarlo ora, anzi no, potrei comprarlo anche ora, giustamente è un oggetto che ci servirà. È l'unico oggetto veramente importante, a parte anche il sigillo di Margit. Quindi spendiamo 800 rune, ma le spendiamo bene. Infatti ora la creazione oggetti si è ampliata un pochino, vedete? Abbiamo anche la possibilità di creare le imitazioni di grazia, le frecce, quindi... Allora, beviamo. E giustamente andiamo a vedere cosa contiene quel forziere. Trappola di trasferimento. Well, well, well. I should have known, you scheming little thief. The gods demand vengeance. Vengeance! Veniamo teletrasportati. Ragazzi, alla fine era una trappola dell'infame Patches. Che ci aspettavamo? Davanti a questo orsacchiotto gigante, no? Ma la cosa peggiore è che tutte le grazie sono bloccate. Quindi, guardando la mappa, dovremo recarci verso sud. E cercare. Deve esserci la stele, quindi a breve dovremmo poter ottenere la mappa. Dobbiamo solo individuare dov'è la stele. Dobbiamo girare ancora un po'. Eccola là. Sepolcri d'Est. Abbiamo ottenuto una mappa. Invito sempre a fare un'esplorazione abbastanza di corsa della zona. E qui sentiremo ululare. Guardate là in alto. Vedete quel mezzo lupo che sta ululando. Le rovine di Tetro Bosco. Giunti qua, dopo aver sbloccato questo trigger, ecco qua, dobbiamo andare alla prima grazia disponibile, che è vicino al castello. Curviamo un pochino, torniamo sulla strada. Ed eccola lì, ragazzi. Perfetto, questa sarà la nostra grazia, che useremo a breve. A questo punto, noi possiamo teletrasportarci, dopo aver sbloccato una grazia, alla chiesa di Elia. Torniamo indietro, quasi all'inizio del gioco.
perché vi mostro come far partire la quest di Bride, che è legata ad altre quest. Parliamo con il mercante Calais. It's you again. Always a pleasure. Care to purchase anything? Riguardo gli ululati di Tetrobosco. Howl of a wolf. In the Mistwood. I suppose he must still be skulking about. I know. Why not meet him for yourself? Next time you hear the wolf's howl, make this signal right under the source. Oh, don't fret. There is nothing to fear. I just have an inkling the two of you might hit it off. Schiocca le dita. Ok, abbiamo ottenuto una nuova gesture che andiamo ad equipaggiare. La metteremo qua. Dov'è schiocca le dita? Ecco qui. Perfetto. A questo punto torniamo a questa grazia e dovremo tornare qui alle rovine di Tetrobosco. Qua, ragazzi, troverete un altro mercante. Io vi faccio vedere dov'è. Ecco qui, c'è un altro mercante. Ok. E ecco qua, sentiamo ancora urlare Blade in mezzo al gruppo. Lui si trova là in alto, giusto? Voi recatevi qua, saltate qua e qua utilizzeremo la gesture che ci è stata insegnata, schiocca le dita. Eccolo qui. Who goes there? Carly sent you, did he? Ever the bloody busybody. Maybe to him you don't seem so strange. The name's Blythe. I'm looking for a man who goes by Darrowell. He fled somewhere nearby. Or so I've heard. Come tell me if you find him before I do. I can offer you ample reward. Okay, quindi. Darrowell is nothing but a traitor, and in need of a fitting end to his tale. Ok, ci ripete sempre la stessa cosa, quindi possiamo spostarci. Dove dobbiamo spostarci? Qua, ancora al lago di Aghir Sud, per l'ultima, ragazzi, boss fight del nostro terzo video. Quindi questa sarà la nostra ultima boss fight. Mi pare che ne abbiamo fatte ben 4 oggi, in questo video. Quindi vi ho fatto fare una scorpacciata di boss qui oggi. Allora, dobbiamo andare su di qua e recarci dove c'è la galera, che è dove ci sono queste specie di bruchi composti da pietre, no? Eccoci qua. Allora, noi scendiamo la galera eterna delle mira lacre ed entriamo nella galera. In una galera non è possibile evocare spiriti per aiutarci, spiriti tipo i lupi, no? Però in questa specialmente possiamo evocarci Blight in mezzo lupo. Ecco qui. Darrowell, rotting in a cell is no true justice. No. This is where it ends for you. Ok. Allora, arriva Daryl, noi lasciamo che Blight se la veda con lui. Diamogli ogni tanto. Gli abbiamo fatto molto male, eh. Cavalier Darwin è molto veloce, quindi aspettate che riprenda l'Agro Blade. Il colpo della vittoria, ecco qua. Perfetto. Otteniamo la Zanna del Rimere, che è la sua arma, è un'ottima arma, ragazzi, la Zanna del Rimere, e torniamo nel mondo reale, appunto, dopo aver sconfitto il nemico.
Ok, troveremo Breed ad aspettarci, come vedete, quindi la sua quest può andare avanti. Right. There you are. Not to work for it, but it's done. Don't say I'm not a man of my word. Here's your prize. Ci donerà una pietra forgiatura funerea 2 che, sommata alla pietra forgiatura funerea 1 che vi ho fatto vedere in passato, praticamente è ottima. Oh yes, I should say, if you venture north to Rhea Lucaria and come across a venerable blacksmith who's a little on the large side, tell him I sent you and he'll be sure to treat you right. I owe you one, I reckon. That's enough chit-chat for now. It's time we parted ways. Ok, vediamo. Sì, abbiamo esaurito i suoi dialoghi. Quindi, a questo punto, ragazzi, potete tornare alla Caverna di Acque Fosche per chiedere spiegazioni a Patches dello scherzo che ci ha fatto. E c'è ancora una cosina che vi mostro prima della fine del video, quindi... Eccola, Patches. Insomma, qua cosa combiniamo? Che peccato che siamo ancora in vita, eh? Sì, ha ragione lui alla fine, ragazzi. Lui ci perdona. Ecco qua, e ci dona la gesture calma ed è tutto a posto per lui, no? E non c'è problema, dai, su. Detto questo, ragazzi, andiamo alla chiesa della comunione draconica perché vi ricordo che abbiamo ottenuto un cuore di drago, giusto? Quindi, ecco qui. E non abbiamo... No, ecco, potremmo prendere questo che qua costa meno, la fiamma del drago. Ecco qui. Perfetto. E abbiamo ottenuto uno degli incantesimi draconici. Quindi, facile facile. Eccoci qua, torniamo alla grazia. Dunque, signori, allora, questo terzo, anche lui, lungo episodio, è giunto finalmente alla fine. Vi ho mostrato come cominciare la quest di Patches, di Blade e anche la quest di Yura. Abbiamo completato Edgar e Irina, ma riguardo Edgar c'è ancora qualcosa. Sappiate che Irina è stata solamente la sua morte il trigger per una quest più grande che vedremo più avanti nel gioco. Quindi rimaniamo sempre insieme perché devo mostrarvi tante altre cose mentre vediamo i fantasmini degli altri giocatori. Io vi do appuntamento al quarto video di Elden Ring, il nostro quarto episodio, dove andremo avanti, ma ancora non andremo a Castello Gran Tempesta. Ci sono altre cose che devo mostrarvi, altre quest che devo farvi partire, che vedremo tutte durante questo lungo gameplay che vi sto facendo. Non so quanti episodi vi farò, ma cercherò di essere più completista possibile per farvi ottenere appunto il platino su Elden Ring, fare tutti i trofei. Detto questo, ragazzi, se vi è piaciuto il video lasciate like, ovviamente un pollice su che aiuta molto l'algoritmo del video. Vi chiedo di iscrivervi al canale se vi piacciono i miei contenuti attivando la campanella in alto per sapere quando metto online un nuovo, tramite notifica appunto, un nuovo contenuto, in questo caso di Elden Ring o qualcos'altro che vi sto portando in questi giorni. Siccome sto riordinando la casa, vi faccio anche dei video di casa mia in questi giorni sulle mie collezioni e altro. Noi ci vediamo alla prossima, un saluto a tutti voi e grazie ancora di aver visto questo video.